l'avvio corrompente degli avversari, affidandosi dopo Sornione ma pure a centrocampo a rapide puntate in profondità. Nella ripresa, dopo 4 minuti, Michelotti puniva con il penalty un atterramento di Cabrini. È una domenica di novembre. In molte case e nei bar dopo il 90° minuto, la maggior parte dei televisori è sintonizzata sulla partita Juventus-Inter del campionato di Serie A, come al bar Corrado di Laviano, piccolo paesino in provincia di Salerno. Alle ore 19.35 di quell'indimenticabile 23 novembre del 1980, il sud dell'Italia trema e quel secondo tempo della partita resta come l'ultimo ricordo di una quotidianità che non ha più lo stesso significato. Finalmente, alla mezz'ora, Bersellini decideva di sostituire almeno una delle due punte, meglio tardi che mai. Thank you.